Buongiorno, bentrovati a Leonardo. Cominciamo il nostro notiziario oggi parlandovi di batteri. Possono essere nemici implacabili, ma sono anche indispensabili alla vita. E quelli studiati a Milano dai ricercatori dell'Università Bicocca potrebbero dimostrarsi utilissimi per la creazione di plastiche verdi, più che mai necessarie in un mondo sommerso dai rifiuti, dove il petrolio costa sempre di più. Microscopici, infiniti, protagonisti del mondo per numero, flessibilità, capacità di sopravvivenza, per prestazioni. Sono i batteri che possono infliggere infezioni agli uomini, possono fabbricare yogurt e digerire, biodegradare le plastiche. Ma ci sono batteri ancora più bravi. Un piccolo bicchiere di plastica, un grande risultato scientifico. Questo oggetto non è il sottoprodotto degli idrocarburi, cioè i prodotti derivati dal petrolio. È il risultato invece del lavoro di tanti piccoli batteri. E com'è possibile? Il segreto è tutto qui dentro. Miliardi e miliardi di batteri, gli stessi che fanno lo yogurt, li conosciamo, Lactobacillus casei, Bulgaricus. Quando loro fermentano il latte, producono una molecola fantastica che è l'acido lattico. L'acido lattico è come se avesse due manine. Ogni molecola di acido lattico può dare la manina a una sua molecola compagna e così si formano dei polimeri lunghissimi che, trattati in modo giusto, possono assomigliare e possono avere tutte le caratteristiche della plastica che conosciamo. E arriviamo qui. E arriviamo anche qui. Potrebbero farsi il loro barattolino da soli. E sono queste macchie di colore che sembrano gemme a parlarci del lavoro compiuto dai batteri. Quanti hanno trovato l'ambiente giusto per reagire e creare le condizioni per generare alla fine la plastica buona, diciamo così. Dottor Jekyll è Mr. Hyde, è come se le plastiche avessero una doppia natura. La natura petrolchimica, che è quella di avere una derivazione dal petrolio, le piccole molecole si uniscono a dare delle catene lunghe e resistenti, ma troppo resistenti, perché ci mettono tanti e tantissimi anni a essere rispezzate nei loro monomeri costituenti. E invece abbiamo poi delle altre plastiche, come quelle del bicchiere che abbiamo visto prima, che vengono invece da monomeri, che qui vediamo casualmente in un colore verde, perché vengono in generale dal mondo vegetale, che possono formare catene resistenti, ma che al tempo stesso possono essere facilmente essere degradate dai microrganismi decompositori. Ed eccola la sfida degli scienziati milanesi, passare dai batteri ai lieviti, per insegnar loro a produrre plastiche e preparare poi la strada per la produzione in scala industriale. A noi sembra che i lieviti, quelli del pane, della birra, del vino, possano essere ancora più bravi di questi batteri a fare questo lavoro, ma dobbiamo insegnarglielo. E quindi, ad esempio, quello che abbiamo fatto, abbiamo dovuto convincere i lieviti a non fare l'etanolo, l'alcol, quello del vino, della birra, ma li abbiamo convinti a fare questo acido lattico. E qui vedete che coloro che hanno imparato a fare acido lattico sono quelli che compaiono come gialli in questa piccola piastrina in cui abbiamo fatto delle prove di produzione, su piccolissima scala, come vedete. Ma dal blu, quelli che non producono, a più giallo e più giallo ancora, quelli che sono diventati capaci di fare acido lattico. Le plastiche verdi oggi sono già sul mercato. Bellissimi bicchieri trasparenti, pellicole per la chiusura di confezioni alimentari. Prodotti di nicchia, insomma, quando sono richiesti materiali più ecologici. L'obiettivo è abbassare il costo per rendere competitive le plastiche bio rispetto a quelle tradizionali, derivate dal petrolio. E in Giappone la ricerca è finanziata dall'industria dell'auto, che sia possibile un giorno l'auto biodegradabile?